Vorrei parlarvi di bambini. Mi scrive Dora, io ho un bambino di 4 anni. Mi sento responsabile della sua aggressività, della sua ineducazione. Prima premessa. Quando i genitori si sentono troppo responsabili degli stati mentali dei loro bambini, in genere combinano sempre dei pasticci. Ecco cosa dice Dora. Il problema è scatenato 2 anni fa, a causa di un lutto subito. Da quel momento io mi sono trasformata in una donna mamma chiusa, aggressiva, poco presente per la mia famiglia, e questo ha provocato in mio figlio gli stessi effetti. Vorrei dire, cara donna, ma se capita un lutto che ti crea una sofferenza, cosa dovevi fare? Fingere? Fingere nei confronti del tuo bambino che eri contenta? No, hai semplicemente espresso quella che era la tua naturalezza, il tuo dolore, il tuo disagio, la tua chiusura, il tuo diventare taciturna. Quindi non sentirti responsabile di cosa sta accadendo al tuo bambino. E soprattutto stiamo attenti a non fare azioni inutili che complicherebbero le cose. Purtroppo Dona le ha fatte, adesso cerchiamo di rimetterle a posto. Era un bambino dolce, lo è tuttora, ma nasconde la sua dolcezza. Sensibile, oggi dice Dona, purtroppo non più. Cioè, se il bambino ha cambiato carattere, atteggiamento, è passato dalla dolcezza all'aggressività, al diventare ribelle, non dobbiamo vedere come noi responsabili per il fatto che non lo accudiamo come prima, ma dobbiamo vedere in lui l'incontro con delle energie aggressive, no? Che normalmente nella vita, quando cresciamo, dobbiamo incontrare. Se ci spaventiamo, se in qualche modo pensiamo che sia sbagliato, se di fronte a certi atteggiamenti diventiamo in qualche modo autocolpevolizzanti verso noi stessi, noi stiamo uscendo di strada. Insomma, quando un bambino esprime la sua aggressività, la prima cosa da fare è il meno possibile. Non decidere cosa fare, osservare. Sto avendo dei seri problemi anche a scuola. È aggressivo con i compagni, esibizionista, e le maestre non fanno che lamentarsi dei suoi comportamenti, al punto che il mese scorso ho cambiato istituto iscrivendolo in uno gestito da suore. Mi spiace con Dora che non ci siamo sentiti prima, ma io non avrei mai cambiato scuola. Perché se il bambino ha mostrato dell'aggressività, dei comportamenti che disturbavano gli altri compagni, che facevano lamentare le maestre, semmai il problema era vedere in questi comportamenti cosa stava esprimendo il piccolo, non cambiargli scuola, perché cambiargli scuola significa non sei all'altezza, non sei in grado, ti punisco e ti porto dall'altra parte. Quindi gli creiamo una grossa frustrazione e naturalmente non migliorerebbero le cose. Infatti, dice Dora, morale della favola, da quando l'ha portato all'istituto gestito da scuola, è da più di una settimana che sta somatizzando questo cambio, con mal di pancia, ed è da una settimana che non va a scuola. I bambini non parlano come noi dicendoci mamma non sono d'accordo, soprattutto a 4 anni. Come parlano i bambini? Facendosi venire il mal di pancia e soprattutto esprimendo un rifiuto. È stato sbagliato a cambiare di scuola, è ancora più sbagliato adesso pensare di continuare a dover assumere degli atteggiamenti e dei comportamenti per correggerlo, per metterlo a posto. I bambini le cose le mettono a posto da soli, a patto che noi non interveniamo troppo. Dona mi dice, non so come fare, non mi sento capace di recuperarmi e recuperare mio figlio, ho paura che non sia possibile, ma Dona ha 4 anni. Vuoi che non sia possibile che un bambino che prima era dolce, sereno, tranquillo e che adesso esprime tanta aggressività, vuoi che non sia possibile fargli recuperare la dolcezza, l'affettività? Oggi più che mai mi rendo conto di quanto sia difficile essere genitori, dice Dona. Non è difficile essere genitori, è che noi lo vogliamo fare in modo innaturale. Noi vogliamo seguire dei canoni di comportamento, a volte molti mi dicono, come devo educare mio figlio? Ma se tu ti metti in testa un modello di educazione, non sarai mai un buon genitore, perché ogni volta che sei con lui hai in mente di ragionare secondo il modello. Spontaneità, spontaneità. Quando succede che siamo arrabbiati esprimiamo la rabbia, quando succede che ci sentiamo dolci lo coccoliamo, ma l'idea di continuare a interferire, cambiargli scuola, portarlo da un posto all'altro, continuare a osservarlo perché è troppo aggressivo, lo renderà sempre più aggressivo. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente seguire la nostra naturalezza. E forse il bambino, in questa rabbia che sta esprimendo, sta cercando di ricordare alla mamma la dolcezza che lei aveva prima, la donna felice che era prima, la gioia che c'era prima. Forse lui in qualche modo sta esprimendo la rabbia per la gioia e per la felicità che ha perduto. È un modo per ricordare anche alla mamma che i lutti sì sono cose che ci devastano, ma sono anche cose da cui uscirne per ritrovare la gioia di vivere. Quindi il bambino in realtà sta facendo tutto questo per curare la mamma e per portarla via dal disagio. Questo
Quindi facciamo il meno possibile, occupiamoci il meno possibile del piccolo, diamogli una coccolata ogni tanto e aspettiamo che sia lui a liberarci dall'aggressività. E soprattutto quando lo vediamo avvicinarci perché ci dà una carezza, eccetera, in quel momento facciamogli sentire tutta la nostra affettività. I bambini hanno bisogno di affetto e di essere guidati. Arrivederci a tutti.